testo della canzone, riconoscere nei loro sguardi l'importanza sentimentale che quel brano aveva per loro mi ha scosso. Ho capito improvvisamente una verità che era talmente ovvia che ho avuto bisogno dell'evidenza per riconoscerla. Non è del plauso sociale che io ho bisogno, delle interviste ai giornali, dell'occhio delle telecamere. Io voglio lo sguardo della gente. Siamo qui con Marco Roscetti, presidente di Periferica Associazione Culturale, per la maratona finale di Mi illumino di meno, che vedrà come ospiti Max Collini e Yucca Reverberi. Marco, di cosa si aspetta questa sera? Allora, questa sera c'è uno spettacolo di reading musicato, ossia ci saranno letture di testi di diversi artisti, in particolar modo di Max Collini, che è la voce degli Off Flag Disco Pax, che leggerà appunto racconti suoi personali più racconti estratti da libri e soprattutto romanzi di altri scrittori emiliani, in particolar modo Paolo Nori e Tondelli. E a seguire invece dal punto di vista musicale Max ci sarà Yucca Reverberi, che è il chitarrista dei Giardini di Miro e dei Crimea X. L'idea nasce appunto per nella giornata del Minumino di Meno, perché dal 2013 abbiamo deciso di aderire all'iniziativa nazionale del Minumino di Meno, che è stata indetta da Caterpillar Radio 2, quindi dalla trasmissione radiofonica, e che mira appunto alla razionalizzazione dei consumi e al risparmio energetico. Quindi a noi come iniziativa è subito piaciuta e abbiamo cercato di, in collaborazione col Comune di Pesaro, di proporre questo tipo di iniziativa per tutta la cittadinanza. Lo scorso anno abbiamo tenuto l'iniziativa all'interno dell'ex Chiesa della Maddalena e quest'anno invece, per mancanza di fondi, abbiamo cercato il sostegno delle circolari Villa Fastigi, che si è subito presentato positivamente alla proposta e ha sposato l'iniziativa. Quindi direi una idea di tema sociale, però unita a qualcosa di culturale e di artistico. Assolutamente, anche perché è molto importante, soprattutto noi nasciamo come associazione di periferia per cercare di promuovere la cultura, un certo tipo di cultura, nelle aree diciamo più limitrofe di Pesaro. Noi nasciamo nel quartiere 4, che è Villa Fastigi, Villa Cecolini, e abbiamo sentito l'esigenza in questi anni di portare qualcosa di altro ai ragazzi della zona. Siamo attivi, diciamo, ufficialmente, ci siamo costituiti nel settembre del 2012, però siamo attivi da circa 3 anni. Quest'anno andiamo però, infatti, con il nostro evento di punta, che sarà d'estate, che è il Villa Roll, che quest'anno arriva alla 4ª edizione, e che poi è rientrato all'interno di un progetto molto più grande, che è il progetto di Indipolitana, che è la rete dei festival del centro Italia. Benissimo, seguiremo Marco e Periferica anche nei prossimi eventi, e buona serata e buon divertimento. Grazie Marco.